Siamo nello stato del sole perenne. Ecco il Gran Premio di Miami. Benvenuti in Florida all'Autodromo Internazionale di Miami. Le strade di Miami Gardens verranno invase dai motori ruggenti e l'entusiasmo è già salito alle stelle. Qui a Miami lo stadio è il cuore pulsante del tracciato e la parola d'ordine è spettacolo. Lunghi rettilinei e chicane ricordano il settore 1 di Suzuka. Gestire bene l'RS può significare un posto sul podio. La stagione è solo agli inizi e riserva ancora molte opportunità per cambiare le carte in tavola. Sulla pista non si può mai dare nulla per scontato. Ok, forza! Comincia la festa! Continua il weekend di gara, ci attendono ora la FP3 e le qualifiche. Ieri abbiamo avuto un interessante assaggio di ciò che ci attende e nel paddock l'attesa si è fatta spasmodica. Si prospetta una sessione di qualifiche particolarmente frenetica. Solo i migliori, i piloti più costanti, possono puntare a una posizione favorevole in griglia. Chi di loro darà il meglio? Se non volete perdervi lo spettacolo, allacciate le cinture e seguiteci! Copy. And radio check when you can. Radio check, okay.
Can you hear me? And radio check, Charles. Radio check, okay.
È il giorno della gara, le squadre sono agli ultimi dettagli. La Ferrari ha brillato nelle qualifiche e saranno sicuramente soddisfatti delle posizioni in griglia. Ma la vera sfida sarà riuscire a mantenersi su questi livelli durante la gara. La prestazione della Red Bull nelle sessioni di qualifica fa ben sperare. Riuscirà a esprimere il suo vero potenziale prima della bandiera a scacchi? La gara di oggi si terrà sotto un cielo azzurro. Le squadre potranno quindi mettere in atto le loro strategie senza temere complicazioni esterne. L'autodromo ospiterà momenti di azione mozzafiato. Questo è il Gran Premio di Miami. È una bella giornata di sole e i piloti si stanno schierando. Diamo uno sguardo a Carlos Sainz. È in P1. Vediamo se approfitterà della sua posizione in griglia. Leclerc qui, in fondo alla griglia. Ha il secondo posto in griglia, ma tutto può facilmente cambiare nel giro di pochissimi secondi. Le scuderie sono pronte a partire. Finalmente ci siamo, inizia il Gran Premio di Miami. Si spengono le luci e via, partiti! È stato un incidente, una sola auto coinvolta. Deploy. Copy.
DRS enable, ok. Delle auto si sono schiantate! So safety car deployed, safety car deployed. Stay positive. Copy. And it will be DRS off. Penso ci sia un incidente.
box now, box. Slow down now. Copy. Charge button on. Copy. And safety car in this lap, safety car in this lap. Copy. So we need to push. Copy. Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Sale di una posizione. Doing the same.
Hamilton, sir. Lift off. Ok. Lift off needed. Copy. So there was a crash? Yeah, could be. Ready for safety car. Okay. C'è stato un incidente in pista.
Box, box. Yeah, copy the box. Virtual safety car ending. DRS enable.
And just a reminder on DRS. Copy. I have no front grip at all. Okay, copy. Are we fine? And box now, box, keep confirm. Copy, box. At the moment, we are the fastest car on track. Copy. And charge button on. Okay. Understood. How are the tires? Last lap. Copy. Taglia il traguardo e si aggiudica la corsa. And check it flag. Quite happy with that. A bit frustrating for the end of the race, but it's like this. You've done a good job. Thank you.
Un risultato straordinario per Carlos Sainz. La squadra meritava senza dubbio un posto sul podio e oggi l'ha ottenuto. Il nome di Sainz oggi è ancora più scolpito nella storia dei motori. È un'occasione speciale con tre piloti che oggi si godono il momento di gloria sul podio. Un'ottima gara per la Ferrari oggi. Ha dimostrato di essere un'avversaria agguerrita. È stato uno spettacolo mozzafiato. Hanno fatto un lavoro fantastico e meritano ogni applauso. Dopo un weekend di emozioni, la squadra è al primo posto della classifica costruttori. Per il prossimo round la Formula 1 si prepara a tornare in Europa, sulle spiagge della Catalogna. L'atmosfera in Spagna sarà decisamente bollente.